50.000 mi piace se volete un prossimo speed date. Benvenuti a tutti in Villa Elites per questo video, il blind date. Oggi gli Elites dovranno conquistare ragazze, ma non con le parole, ma con dei fogli. Dovranno rispondere a delle domande che gli faranno determinate ragazze e vediamo qual è l'Elites che riuscirà a rimorchiare più ragazze. Quindi ragazzi, siamo pronti? Benvenuta alla prima ragazza che scenderà ora. Mi sento vicino, troppo sotto pressione. Applauso. Bravi, bravi. Come ti chiami e dici qualcosa su di te? Mi chiamo Camilla, 18 anni, e studio e faccio anche l'influencer. Camilla, dietro di te ci sono 5 ragazzi, i 5 Elites che tu ancora non hai visto e che da questo momento in poi non vedrai più. Loro ti daranno... Loro ti risponderanno a delle domande tramite dei fogli che io leggerò. Ad ogni turno verrà eliminato un Elites finché non ne rimarrà solamente uno. Quindi l'ultimo sarà il ragazzo che uscirà con te in questo blind date. Ok, allora la mia prima domanda è: quanto è durata la vostra relazione più lunga? Come scrivo, amore? Gli Elites hanno risposto. Ecco la loro risposta che leggerò per Camilla. Il concorrente numero 1 Elites ha risposto 2 anni. Il secondo 5 anni. Il terzo 3 anni. Il quarto ha risposto 1 anno e 6 mesi. Invece il quinto 0. Devo eliminarne solo una? Sì. Quello con più anni, perché le ex storiche sono sempre un problema grande. Va bene, primo Elites eliminato. Raga. La seconda domanda è: se sapete cucinare, cos'è la cosa che cucinate meglio? Prima Elites ha risposto ovviamente sì e ha scritto carbonara. Buono. Secondo Elites, ovviamente un altro sì, riso e pollo in lasagna di... in salsa di soia. Il terzo Elites, sì, amarena questa siccia e friarel. Il quarto Elites, invece, risotto ai funghi. Elimino quello del napoletano solo perché non l'ho capito. Vai, vai. Beh, è andato via un altro Elites. Alla buon'anima del salsiccio frarello, mi dispiace. O mangi, ma mangi. Terza domanda per Camilla per gli ultimi 3 Elites. Allora, la mia domanda adesso è: qual è il vostro body count? Cazzo. Per i comuni mortali, con quante persone sei andata a letto? Mostriamo le risposte Elites. Ok, il primo Elites ha detto 10. Il secondo Elites ha detto 300. Il terzo invece 1. Allora, sono indecisa se eliminare quello con 300 o quello con 1. Però elimino quello con 300. Mi dispiace, Elites numero 2, ma sei stato eliminato. Ultima domanda per Camilla, restano gli ultimi 2 Elites. Prego. Allora, la mia ultima domanda è: se vorreste avere figli e quanti ne vorreste avere? Bene Elites, mostrate il vostro numero di figli. Eccoli qui. Allora, il primo Elites ha detto 3. Il secondo sì. 3-4. Io elimino quello con 3, perché anch'io voglio avere tanti figli, quindi 3-4 è meglio. Prima Elites, mi dispiace, ma può andare via. Venga qui. Ciao. Ciao. Enrico Lazzarato. Piacere. Aspetta, scusa. Non si dà mai con la sinistra, però mi sono fatto male ieri. Quindi... Dice che è da infanzia, sì. La sinistra. Sì, infatti, però mi sono fatto male, vedi che ho la mano stragonfia. Ah, okay. È un piacere che tu mi abbia scelto non guardandomi. Comunque sono Enrico, ho 13 anni, come vedi. E vabbè, proseguiremo appartati. Andate via insieme. Bravi! Facciamo entrare la prossima ragazza. Benvenuta. Grazie, grazie. Come ti chiami e parlaci un po' di te? Allora, mi chiamo Sofia, ho 20 anni, nella vita gioco a calcio, lavoro allo stadio, in discoteca, nei locali. Come prima abbiamo fatto con Camilla, ci sono delle domande e vediamo l'Elites che uscirà insieme a Sofia. Dove mi porteresti alla prima uscita? Scrivi, aspetta. Prima Elites dice all'Opera de Paris. Seconda Elites in hotel. Terzo Elites al cinese. Quarto Elites al ristorante, quindi tradizionale. Invece l'ultimo Elites ovunque sarebbe speciale con te. Allora elimino o l'hotel o il cinese. Mi sa il cinese perché mi fa proprio vomitare. Cinese, mi dispiace, ma può andare da solo a mangiare. La persona più importante della tua vita. Non sbirciate. Allora, il primo Elites ci dice mamma. Il
secondo dice mamma, il terzo tu e il quarto io. Allora, io è giusta come risposta, l'accetto. La mamma è la mamma, elimino il tu perché dai, è troppo scontato. Mi dispiace, niente commenti. Signore Liz, puoi uscire fuori. Prossima domanda per Sofia. Allora, se io ti dico domenica, a cosa ti viene in mente? Il primo è Liz, dice stadio. Il secondo, campionato. Il terzo invece dice stadio, terzo scudetto. Allora, sono tutte simili, tutte giuste, apprezzate. Il terzo scudetto è... non è stato apprezzato, no. Il terzo scudetto, mi spiace. Mi spiace Napoli, ma... Sismo contro Napoli, sto video che... Rimangono gli ultimi due Liz. Vediamo chi uscirà con Sofia. Quale aggettivo ti rappresenta? Prima Liz, buono. Il secondo, introspettivo. Il secondo è Liz. Come sono io, ti dico che elimino introspettivo. Prego. Complimenti alle Liz che va via, ma ancora più complimenti alle Liz che sta arrivando, che uscirà insieme a Sofia. Ciao Sofia. Ciao, piacere. Piacere Omar, Sofia. Tutto bene? Tutto bene, te? Bene, contento di questo risultato e sarai ancora più contenta tu più tardi, se vuoi. Terza ragazza sta arrivando. Benvenuta, come ti chiami e dici qualcosa di te. Ciao, mi chiamo Chiara, ho 18 anni e studio e amo un sacco il calcio, più giocarlo che vederlo. Bene Chiara, prego con la prima domanda, vediamo un po' quale Liz uscirà con te. La prima domanda è: dove mi porteresti per una prima gita? In quale località? Ha squareggiato. Ci siete Liz? Il primo Liz ci dice in Algeria. Secondo al mare, il terzo al mare al tramonto, quindi più particolare. Quarto dice stadium, invece l'ultimo, più tradizionale, dice in pizzeria. Qua faccio veramente facile la scelta perché io sono milanista, quindi elimino lo stadium. Bella bionda. Ciao ciao, stadium. Prossima domanda per Chiara. Qual è la prima cosa che guardate in una ragazza? Prima Liz guarda se ha il piercing all'ombelico. Il secondo Liz il colore dello smalto. Terzo Liz gli occhi. E il quarto Liz ovviamente l'alluce. Ma non so se è più scontato l'alluce o il piercing all'ombelico. Forse il piercing all'ombelico, quindi elimino il primo. Ciao ciao Liz del piercing all'ombelico. Prossima domanda, Chiara. La più grande pazzia che avete fatto per amore? Prego Eliz. Allora, il primo Eliz, rubare un camion di cioccolata. Il secondo Eliz, essermi fidanzato con lei. Poi fingersi gay in discoteca, così le ragazze mi evitavano. Direi il secondo, essermi fidanzato con lei. Eliz, mi dispiace, può andare via. La rivincita. Ultima domanda, prego Chiara. Dopo quanto uscite, pensate sia giusto andare oltre al bacio? Attiva la webcam. Prego, mostrate la vostra ultima risposta. Allora, prima Eliz, attiva la webcam. Il secondo Eliz, dopo la prima cena. Attiva la webcam. Va via? Via, attiva la webcam. Mi dispiace. Membro degli Eliz e arriva colui che uscirà insieme a Chiara. Sera. Buonasera. Ciao Andrea. Chiara. A posto? Bene, tutto bene. Domanda importante. Sai lavare a terra? Sì. A posto. Ma lavi tu? No. Facciamo entrare la prossima ragazza. Prego, si palesi, nome, cognome e cosa fa nella vita. Mi chiamo Alice Muzza, ho compiuto da poco 20 anni e sono appena andata a convivere. Bene, Alice, dietro di te ci sono 5 ragazzi. Vediamo un po' chi uscirà con te. Partiamo subito col botto. Quanto tempo fa ti sei lasciato? Prima Liz, lavori in corso. Seconda Liz, 3 minuti e 35 secondi fa. Terza Liz, l'altro martedì. Quarto, ma sono Luca, mica ci siamo lasciati, 2 anni fa. Beh, direi, ma sono Luca, mica ci stiamo lasciati, che non è lui sicuro, vuol dire che sta mentendo.
Seconda domanda. Il tuo obiettivo nella vita? Il primo elixir è fare soldi. Secondo invece è respirare, fare un video Q&A con il Papa. Il quarto Ritz invece dice 7 zeri sul conto perché sei ne ha già. Il secondo, perché è troppo pessimista, cioè cosa vuol dire respirare? Respirare, mi dispiace. Respira un po', respira. Se hai tempo libero, cosa fai? Prima Ritz, ti penso. Secondo Ritz, ragazzi, cioè non posso leggere da laggiù, vediamo allora. Allora mi metto a cucinare e lavare per terra e lavare i piatti con te. L'ultima Elitz invece scopo per terra. Tolgo il secondo. Che cosa vuol dire se ho tempo libero lavo con te? Cioè dovresti farlo sempre. Ma l'altro scopo per terra, cioè cosa cambia? Mi dispiace, senza contestare. Via seconda Elitz. Ultima domanda per Alice, vediamo con chi uscirà. Questa è la più importante. Hai una migliore amica? Sono due le risposte ovviamente. La prima, banale. Eh sì, la seconda, meno banale, è mia mamma. Non riuscirei mai a stare con un ragazzo che ha una migliore amica, quindi vince il secondo. E allora, un Elitz deve andare assolutamente via. E arriva invece fra pochissimo l'Elitz che invece ha vinto. Una grande prediction da parte del ragazzo lì. Prego. Eccolo qui! Ciao, piacere Luca. 18! Andiamo a vivere insieme? Sì! Oh.